Buongiorno a tutti, benvenuti questa mattina al nostro Digital Workshop sul tema le reti utility, resilienti, efficienti e sostenibili. Il tema della scelta dei materiali per le infrastrutture di rete al centro dell'incontro di questa mattina. L'agenda che vedete sullo schermo prevede una breve introduzione da parte del direttore di PVC Forum, che è il coorganizzatore di questo incontro con Altesis, Marco Piana. Seguirà un intervento dell'ingegner Ciotti di PVC Forum e PVC for Pipe sul ruolo delle associazioni e poi entriamo nel vivo del tema delle reti utility e della direttiva Drinking Water con Tania Tellini di Utilitalia, che ringraziamo moltissimo per essere con noi questa mattina. Vi racconterò i principali risultati dello studio che abbiamo condotto per CVM e PVC for Pipes per quanto riguarda l'analisi dei benefici del riciclo delle tubazioni e il total cost assessment. E poi Marco Piana ci spiegherà come valutare la qualità e le prestazioni ambientali dei materiali e poi avremo due casi specifici molto interessanti relativi all'economia circolare da parte di Ingegner Bonetto di Ecoricicli del gruppo Veritas e del direttore operativo Ingegner Lanuzza del gruppo CAP sul tema dei cantieri green. Alcune indicazioni operative molto semplici, anche se ormai più o meno tutti siamo abituati a utilizzare questi strumenti. La piattaforma su cui stiamo lavorando oggi, Zoom, permette di fare domande e risposte, permette di alzare la mano al termine e ecco, come vedete in basso nel vostro schermo avete la sezione Q&A, dove è possibile formulare delle domande scrivendo direttamente e al quale i vari relatori potranno rispondere per scritto o durante il loro intervento. È possibile alzare la mano con questo tasto per poter eventualmente intervenire. Il tutto sarà gestito ovviamente dalla nostra regia e in basso a sinistra avete la possibilità di regolare l'audio e per chi avesse problemi con la connessione internet può anche seguire il webinar attraverso il telefono al numero 02 1241 28 823 e poi al termine voce registrata immettere questo codice seguito da cancelletto 975 40 33 9083 seguito da cancelletto. Come vedete, istruzioni molto semplici, quindi entriamo subito nel vivo della nostra agenda e per questo passo subito la parola all'ingegner Marco Piana di PVC Forum, che ringrazio per la collaborazione nell'organizzazione di questo workshop. Prego. Devi abilitare il microfono. Sì, l'ho abilitato. Buongiorno a tutti. Prego.
Si vede? Sì. Sì. Sì, ok, buongiorno a tutti. È la prima volta che PVC Forum partecipa a un webinar insieme al Tesis, quindi ringrazio molto Alessandro Marangoni della disponibilità e della collaborazione e anche di tutti i relatori che vedremo poi nelle varie presentazioni che seguiranno. Le mie parole iniziali sono per far capire chi avete davanti durante la parte relativa alla presentazione iniziale e quindi allo svolgimento dei lavori. In questo momento chi vi parla è Marco Piana, che collabora con PVC Forum Italia, che è un'associazione che raggruppa le aziende che trasformano il PVC per il mercato italiano, rappresentano un po' tutte le filiere che sono presenti nei vari settori, nei vari aspetti e nelle differenti applicazioni, e all'interno di un network che lavora a livello europeo attraverso una compagine costruita da parecchi anni dall'Associazione Europea delle materie prime, ma soprattutto anche da Vinyl Plus, che si occupa proprio di sostenibilità ambientale di tutto il comparto produttivo. All'interno di PVC Forum vi sono dei gruppi settoriali, perché PVC è utilizzato in molti settori, e per coprire le esigenze delle aziende che operano nel mercato è stato suddiviso l'attività in gruppi di lavoro. Uno dei più importanti è quello che oggi è presente in questo incontro, che raggruppa i produttori di tubi. Proprio questo gruppo di tubi raccordi in PVC ha proprio la finalità di comunicare e di produrre delle documentazioni inerenti a tre norme di settore, che sono la 1329, che riguarda le applicazioni negli scarichi nei fabbricati, la 1401 che è per la parte fognaria e la 1452 che è per acquedotti o per trasporti in pressione. La parte relativa all'utilizzo invece di tutte queste tre norme sono quelle che vengono incontrati normalmente durante tutte le attività che siamo usualmente che incontrano usualmente anche le nostre aziende e i sistemi che vengono utilizzati per la parte fognaria, drenaggi, protezione di cavi elettrici, quindi è una parte importante e sensibile di tutto il comparto. Le aziende associate sono quelle che avete visto anche nella locandina che vi è arrivata, sono aziende che producono i componenti, cioè tubi raccordi, ma anche delle aziende che sono definite da noi sponsor, che sono quelle aziende che realizzano per le aziende produttrici dei componenti e degli additivi e degli elementi che fanno sì che tutta la parte relativa al comparto funzioni in maniera adeguata con le aspettative dell'utilizzo finale. Una nota particolare e doverosa all'Associazione Vinyl Plus, oggi si parla proprio di sostenibilità ambientale, di recupero e riciclo dei materiali, è l'Associazione Europea che si è occupata ormai da 20 anni, sta cominciando il terzo decennio di attività legata proprio allo sviluppo della sostenibilità di tutta l'industria europea del PVC. È un programma molto intenso, un impegno volontario che ha portato oggi ad avere degli obiettivi che sono stati raggiunti e perseguiti con volontà e con finalità precise. Il primo è sicuramente uno dei più importanti, quello di raccogliere e riciclare 800.000 tonnellate di PVC
con tutto quello che ruota attorno a questa grande famiglia di aziende che si sono occupate da tempo proprio della sostenibilità, ma la sostenibilità non è solo riciclare, come vedete in questi piccoli punti sintetizzando il lavoro fatto, anche la situazione di sostanze che sono state elemento di grande discussione, ma comunque sostituiti in pieno durante tutta l'attività degli anni passati, e soprattutto la riduzione dell'emissione dei gas serra e del consumo energetico. Una parte importante della nuova attività di Vinyl Plus è legata, come conseguente a quello che dicevamo un momento fa, è la realizzazione di un protocollo, di un'etichetta che andrà a sostenere tutta l'attività fatta in questi anni proprio per etichettare i materiali e i manufatti realizzati in PVC per il settore dell'edilizia, in modo da garantire che questi elementi siano adeguati a un protocollo gestito da Vinyl Plus, ma poi verificato dal BRE inglese, con la parte relativa alla valutazione del prodotto, agli schemi e quindi alle politiche anche generali che riguardano tutta l'organizzazione e alla ricaduta che tutta questa attività può essere necessaria per il decisore, gli appalti soprattutto, e quindi una assicurazione che il materiale risponda a determinati protocolli. Alessandro, lascerei la parola alla dottoressa Tellini e intanto vi ringrazio. Dovrei essere io? Ah sì, sì, scusa Carlo. Ah, perfetto, allora sì, pensavo che fosse stato un cambio di programma. Sì, sì, Carlo, sorry. Ok, si vede? Aspetta. Tutto a posto? È visibile? Spero di sì. Sì, sì, tutto a posto. Vado. Io qui rappresento, sono presidente del PVC Forum Italia, di cui ha abbondantemente parlato Marco, quindi non mi dilungo su chi siamo, ma io qui rappresento una piattaforma che si chiama PVC for Pipes, e che è una delle principali, diciamo, associazioni, chiamiamole veramente una piattaforma, che è coinvolta nella promozione dei tubi PVC. Faccio un po' una storia di chi è PVC for Pipes. È una piattaforma all'interno di ECVM, per chi non lo sa, ECVM è l'acronimo di European Council of Vinyl Manufacturers, sostanzialmente è l'associazione europea dei produttori di PVC polimero. ECVM è parte del Sustainable Program di Vinyl Plus, di cui anche Marco ha accennato prima, ed ha un European Network, PVC Network, di cui PVC Forum è uno dei punti di questi punti che vedete su questo schema. L'ECVM ha creato sostanzialmente tre piattaforme. Una prima piattaforma con l'obiettivo di promuovere i vari settori produttivi del PVC. In questo caso noi abbiamo, qui li vedete tre, una è la PVC Med Alliance, che è chiaramente dedicata al settore del medicale. Poi c'è il PVC for Cable, che è dedicato al settore cavi, e non per ultimo, ma non ultimo, è
anzi il primo che è nato è il PVC for Pipes, che è la piattaforma dedicata a cosa. Questa piattaforma partecipano, la visione del PVC for Pipes è quella di essere il riferimento per promuovere l'uso del PVC nei sistemi di tubazione, quindi ha un obiettivo di promuovere l'uso del PVC o dei tubi PVC nell'applicazione. Naturalmente l'altra, la missione è quella di fare l'accettazione e l'utilizzo del PVC nei sistemi di tubazione attraverso lo sviluppo di progetti tecnici, di attività di standardizzazione, regolamentazione e di comunicazione. Le organizzazioni che fanno parte di questa piattaforma PVC for Pipes sono 20, tra cui molti produttori di materie prime, qualche produttore di tube e raccordi, produzione di guarnizioni, associazioni di tubazione in PVC e istituti di tecnologia di controllo. Questi fanno parte, sono 20 che sono la parte, diciamo, dei membri partner di PVC for Pipes. Se volete approfondire potete andare sul sito del PVC for Pipes e trovate anche i nomi di tutte le aziende che sono dentro l'organizzazione. Che cosa fa PVC for Pipes in particolare di punti? Intanto ha lavorato su ricerche e studi su condotte per dimostrare la durabilità delle tubazioni in PVC e hanno mostrato, se volete maggiori informazioni potete andare sul sito pvcforpipes.com media document, trovate in fondo alla slide, che i tubi PVC possono durare in servizio anche oltre i 100 anni. Questo c'è un documento che attesta questa, quindi è emesso e prodotto da PVC for Pipes. L'altro tema, diciamo, di interesse di PVC for Pipes è quello di rispondere alle false accuse che vengono mosse da varie parti, perturbazioni in PVC, diciamo, sostanze, monomeri e quant'altro, e quindi il PVC for Pipes ha anche questo obiettivo di compito di rispondere tecnicamente a queste false, diciamo, informazioni che possono essere messe, possono essere scritte, messe sia via internet sia via articoli. L'altro prodotto di PVC for Pipes è quello che è chiamato Online Training Package, che è praticamente un corso di formazione per le forze vendita e per gli operatori delle aziende che producono tubi PVC, che trovate sul sito del PVC for Pipes, in cui si parla della storia, dei dati di mercato, di tutti gli aspetti tecnici, le proprietà, le caratteristiche, la durabilità, la resistenza, la qualità del PVC e le norme europee, i marchi di certificazione e anche oggi molto discusso è il riciclo del PVC, la sua soluzione di sostenibilità e anche le sue performance in termini di life cycle assessment. Di seguito abbiamo riportato due esempi di progetto che il PVC for Pipe sta portando avanti. Uno è quello di migliorare, diciamo, la relazione, il rapporto che c'è tra i test standard a breve termine e le effettive risultati a lungo termine dei tubi per il trasporto dell'acqua. Quindi c'è un piano sperimentale per trovare le migliori correlazioni tra i risultati delle prove a breve termine e le prove a pressione a lungo termine. Qui ci sono alcune foto che gli addetti ai lavori capiscono, possono... L'altro esempio è la messa a punto di un modello matematico, diciamo, il Developing Migration Modeling, allo scopo di avere proprio un modello matematico che accerti l'effettiva diffusione delle sostanze dal tubo PVC all'acqua. Quindi c'è tutta una serie, è stato messo a punto un New Diffusion Coefficient Model che è stato recepito, questo è importante,
dall'UBA tedesca, che lo includeranno nel modello dello studio, nei loro modelli di valutazione. Quindi questo è un riconoscimento molto importante da parte di un ente che ha una, proprio come scopo quello di valutare queste problematiche. L'altro, naturalmente, PVC for Pipes organizza eventi. Come eventi è quello, il primo evento, se non ricordo male, il primo evento organizzato da PVC è stato organizzato in Italia nel 2019, il 17 settembre. Qui trovate anche i temi che erano stati del mercato, il solito mercato, PVC Pipe, Smart Choice of Power Utilities, sostenibilità e innovazione. Erano presenti 95 partecipanti da 13 nazioni, tutta la filiera dei tubi erano presenti a questo evento, sono stati dati lì quattro messaggi chiari, che è safe in use, durable and cost efficient, recyclable and sustainable. Il prossimo evento in cui PVC for Pipe parteciperà ed è uno dei organizzatori è quello, è il Plastic Pipe 20 del 6 ottobre 2021, che dovrebbe essere in presenza dalle ultime voci, in cui PVC for Pipe è sponsor, è membro del committee che organizza l'evento. Ci sono 26 paper, presentazioni sul PVC che sono state submitted, 75% dei presentazioni che verranno fatte e sono state inserite nel programma attraverso proprio PVC for Pipes. Naturalmente c'è una promozione costante dei risultati di PVC for Pipes attraverso varie siti, mail, LinkedIn e Twitter, che continuano a informare tutti gli stakeholder, tutte le parti interessate su PVC, sui vantaggi, su quello che sta accadendo sul mercato. Io avrei finito, credo che devo passare la parola alla Tania, se non sbaglio. Sì, grazie mille all'ingegner Ciotti. Fatto questo quadro sulla questione dei materiali, dei pipes in PVC, vediamo come questi si inseriscono più in generale nel quadro del settore utility. C'è il tema della direttiva Drinking Water legato a Rete Utility. Noi siamo molto contenti su questo di avere qui l'autoressa Tellini di Utilitalia, alla quale lascio immediatamente la parola e la ringrazio nuovamente per essere con noi stamattina. Grazie. Grazie a voi, grazie al professor Marangoni e grazie a PVC Forum per questa opportunità anche di appunto verificare come il contesto europeo sta cambiando rispetto alle reti e come le utilities saranno appunto protagoniste di questo cambiamento nei prossimi anni. Utilitalia è la federazione delle utilities che si occupano appunto di acqua, ambiente ed energia, quindi siamo particolarmente coinvolti dal tema di cui stiamo parlando oggi. La nuova direttiva Drinkwater Directive, la 2020/2184 UE del 16 dicembre 2020, appunto cosa fa? Si occupa della qualità delle acque destinate al consumo umano ed è la abrogazione e rifusione della precedente direttiva 9883 CE. È stata pubblicata il 23 dicembre del 2020 ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2021. Rispetto alla precedente direttiva, questa amplia notevolmente il campo di azione e gli obiettivi previsti sulla qualità delle acque destinate al consumo. Vediamo qui in questa slide alcuni degli obiettivi che si propone la nuova Drinkwater Directive. Ovviamente
principale, quello di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo, garantendone salubrità e pulizia. Introduce l'approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio attraverso quelli che sono i Water Safety Plan, i piani di gestione della sicurezza dell'acqua. Ha come obiettivo migliorare l'accesso all'acqua potabile, questa è un'importante innovazione per tutti i cittadini dell'Unione Europea in linea con gli SDG numero 6 dell'Agenda ONU sulla sostenibilità 2030 e in risposta anche all'iniziativa dei cittadini Right to Water. E per quanto ci riguarda, importante anche l'obiettivo di definire requisiti minimi armonizzati per i materiali che entrano a contatto con acque destinate al consumo umano e particolare attenzione anche alla riduzione di quelle componenti nocive, in particolare il piombo, che ancora sono presenti nei sistemi di distribuzione domestica. Alcune tappe, perché la direttiva in effetti appunto è stata pubblicata nel 2020, è entrata già in vigore, ma gli Stati membri avranno 2 anni, quindi entro il 12 gennaio 2023, per recepirla. Nel frattempo la direttiva prevede diversi step anche di predisposizione di metodologie e atti delegati proprio su diverse tematiche. Per quanto attiene ai materiali a contatto, che sono oggi sicuramente l'argomento che più ci interessa, in particolare entro il 12 gennaio 2024 verranno stabilite le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza da includere negli elenchi positivi dei materiali che appunto potranno essere utilizzati per le acque destinate al consumo. E entro il 12 gennaio 2024 sempre anche le procedure e metodi per attestare e accettare i materiali invece finalizzati, utilizzati in un prodotto costituito da più materiali o combinazioni di sostanze. Alla fine di questo percorso ci sarà entro il 12 gennaio 2025 la pubblicazione degli elenchi positivi europei, cioè quelle che saranno appunto le sostanze che l'Unione Europea, sostanze materiali che l'Unione Europea appunto renderà noti per essere compatibili all'uso per l'acqua destinata al consumo umano. Ricordiamo che già oggi l'Italia ha un decreto ministeriale 174 del 2004, che è un regolamento che si occupa della definizione appunto dei materiali e degli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti e nelle reti per le acque destinate al consumo umano. E mi piace ricordare anche il fatto che è in modo assolutamente in anticipo rispetto a quelle che sono le richieste dell'Europa. Il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e con un importante coinvolgimento degli stakeholder, tra cui anche noi, sta predisponendo appunto un aggiornamento degli elenchi già di materiali già previsti all'interno dell'attuale decreto ministeriale. Abbiamo poi il tema delle perdite idriche, che come sapete, non ve lo devo certo dire io, è un tema, è una spina nel fianco nel nostro paese, no? Siamo sicuramente un paese che negli anni passati ha investito troppo poco nella manutenzione e nella sostituzione di questa importante infrastruttura e quindi oggi ci troviamo a dover fare i conti con una situazione che ha bisogno di importanti interventi. E ce lo chiede anche la comunità europea, perché all'interno della stessa direttiva è prevista una valutazione, cioè gli stati membri devono valutare i livelli di perdite di acqua nel loro territorio e i potenziali miglioramenti in termini appunto di riduzione delle stesse, utilizzando o l'indice di perdita dell'infrastruttura ILI o altri metodi di analisi appropriati. È previsto che poi gli Stati membri comunichino i risultati alla Commissione entro il 12 gennaio del 2026. Ci sarà la fissazione di una soglia europea, quindi entro il 12 gennaio 2028 la Commissione adotta un atto delegato che stabilirà una soglia basata appunto o sull'ILI o su altro metodo appropriato, al di sopra della quale gli Stati membri dovranno presentare un piano d'azione.
E infine i piani d'azione, cioè entro 2 anni dall'adozione dell'atto delegato, gli stati membri il cui tasso di perdita supera la soglia stabilita nell'atto delegato stesso presenteranno alla Commissione un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre appunto il tasso di perdita. Come dicevo prima, sappiamo tutti che i valori oggi riscontrati di perdite idriche sono ancora alti rispetto al 2020, dati dell'Authority ARERA. Per quanto riguarda le perdite idriche lineari, abbiamo un dato nazionale di perdite che è pari a 24 metri cubi per chilometro al giorno, con un valore che però varia sensibilmente nelle diverse aree geografiche del nostro paese, da un nord-est che è al 14,1 a un sud e isole che è al 37,4. Così anche per i valori percentuali di perdite idriche, che al dato nazionale sono il 43,7, anche in questo caso abbiamo valori molto più bassi, ad esempio nel nord-ovest che è 32,4, mentre sulle isole sono al 52,3. Il prelievo di acqua giornaliera pro capite prelevata è tra i più alti d'Europa, quindi siamo a 412 litri abitante giorno, quindi nonostante l'utilizzo di acqua ad uso civile non sia la percentuale più incidente sul consumo di risorse, siamo attorno al 20% rispetto ad altri usi come l'agricolo o l'industriale, certo che anche in vista purtroppo sappiamo dei cambiamenti climatici e degli effetti che hanno sulla risorsa idrica, contenere i consumi, i prelievi e soprattutto le perdite è un obiettivo che ci dobbiamo assolutamente porre. E infine l'estensione della rete, abbiamo una rete davvero importante dal punto di vista acquedottistico, la rete è una rete che conta più di 336.000 chilometri sul territorio nazionale, mentre quella fognaria è di poco più di 160.000. Come dicevamo, l'abbiamo visto anche in uno studio che abbiamo condotto assieme al professor Marangoni, la rete acquedottistica è una rete vetusta, oltre il 36% della nostra rete ha tra i 31 e i 50 anni, il 22% oltre i 50 anni e la rete fognaria vede un 25% di rete che ha un'età superiore ai 50 anni, quindi la necessità di intervento è assolutamente evidente. Tant'è che anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza interviene con una misura, la M2C4, che è destinata alla tutela del territorio e della risorsa idrica, prevedendo in particolare anche degli interventi relativi proprio all'efficientamento della risorsa idrica. In particolare 900 milioni sulla riduzione perdite e digitalizzazione delle reti e 600 milioni in fognatura e depurazione. Utilitalia ha raccolto la direzione generale attraverso le associate, progetti già inseribili all'interno diciamo, delle potenzialità di finanziamento del piano nazionale per 14 miliardi di euro, in progetti che sono abbastanza equiripartiti tra l'altro tra nord, centro e sud, con l'obiettivo principale che noi sosteniamo ormai da tempo della necessità di investire soprattutto al sud per colmare quel water service divide che caratterizza anche, avete visto dai dati presentati in precedenza, il nostro paese. Concludendo, le reti idriche hanno davvero una potenzialità molto interessante, in particolare in questo periodo dove c'è richiesto a livello europeo attraverso la Green Water Directive che siano sicure, quindi la tutela della salute pubblica passa anche attraverso le reti idriche che devono garantire la sicurezza dell'acqua potabile e richiede che ci siano materiale contatto sicuri e certificati e una particolare attenzione viene posta anche agli impianti idrici domestici. La direttiva infatti prevede che entro il 12 gennaio 2029 siano realizzati anche i piani di sicurezza degli impianti domestici. Non nascondiamo che ci sarebbe sicuramente una bella opportunità
per il nostro paese anche nell'incentivare attraverso bonus specifici la sostituzione di reti idriche domestiche che sappiamo essere al pari di quelle o anche forse di più di quelle acquedottistiche particolarmente vetuste, come si diceva prima, anche in alcuni casi comprendenti ancora materiali non salubri. Devono essere efficienti, quindi l'obiettivo della riduzione delle perdite, che già da tempo è iniziata attraverso l'azione dell'autority ARERA per il miglioramento della qualità tecnica, ora è sostenuta anche dai finanziamenti straordinari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla Comunità Europea, che appunto nei prossimi anni si fisserà comunque degli obiettivi di efficienza. Devono essere resilienti, i cambiamenti climatici sono la vera sfida del servizio idrico integrato, sappiamo che incideranno sulla quantità e qualità della disponibilità della risorsa, anche in questo caso le reti possono dare un importante supporto per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, soprattutto se affiancati anche a sistemi digitalizzati. E anche questo tema è un tema veramente importante di come l'infrastruttura possa sostenere sistemi digitalizzati che consentono l'implementazione di sistemi anche di previsione importanti per garantire la sicurezza idraulica delle nostre città. E deve essere sostenibile, quindi come già si è detto anche prima, il paradigma dell'economia circolare, unito ai principi della sostenibilità, ci impone oggi di scegliere dei prodotti pensando anche all'impatto ambientale adesso correlato, prima e dopo l'uso. Quindi un momento importante su cui le possibilità di azioni sono molte e sulle quali è anche richiesto, e lo chiediamo con forza, un'azione di semplificazione delle normative necessarie perché appunto le modifiche alle reti idriche possano essere portate avanti in tempi compatibili con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza senza perdersi nel labirinto delle burocrazie che troppo spesso rallentano investimenti importanti nel nostro paese. E vi ringrazio e ripasso la parola a te, Alessandro. Grazie mille alla dottoressa Tellini, una bellissima presentazione che ha messo in evidenza il quadro complessivo e soprattutto ha evidenziato come le reti, le infrastrutture idriche debbano avere alcune caratteristiche e soprattutto puntare a essere efficienti, resilienti e sostenibili. Ora, efficienza e sostenibilità sono due degli aspetti al centro dell'analisi che noi abbiamo realizzato per SVM e per PVC for Pipe e dei quali vi illustro i risultati principali. Noi abbiamo realizzato negli anni scorsi diverse analisi. Alcuni dati di contesto li ha già anticipati molto bene nella sua bellissima presentazione la dottoressa Tellini, quindi sarò abbastanza rapido. Ora, questa è in breve la struttura del lavoro che noi abbiamo realizzato, quindi inquadrare il tema dell'efficienza in senso sia tecnico che economico delle reti idriche e la loro sostenibilità nello scenario complessivo del settore idrico nel nostro paese, evidenziare quali sono gli obiettivi del lavoro, in quale modo lo abbiamo realizzato, quindi la metodologia e quali sono i principali risultati, sia da un punto di vista di analisi economica complessiva, sia da un punto di vista di sostenibilità e quindi di possibilità di riciclo dei materiali con cui sono realizzate le reti. Beh, lo scenario sarà molto rapido, ripeto, perché la presentazione di Utilitalia che mi ha preceduto ha già dato un quadro
molto ben strutturato. Sappiamo bene che l'aspetto reti è un punto fondamentale nel realizzare i risultati del servizio idrico e, come sappiamo bene, lo ricordava prima il dottor Satellini parlando di perdite, come spesso, soprattutto, ma non solo nel nostro paese, ci sono delle criticità legate alle perdite, alle rotture. E come ricordava appunto molto bene, all'anzianità di molte di queste infrastrutture. È chiaro che le performance delle reti dipendono da una molteplicità di fattori, ma tra questi sicuramente qualità, affidabilità e last but not least costo dei materiali hanno un ruolo determinante, ma spesso la valutazione di questi aspetti è affrontata in maniera, diciamo, non dico superficiale, ma insomma considerando solo uno o alcuni degli elementi. Sappiamo bene, tema di discussione anche in questi giorni in cui si parla di ridisegnare il codice degli appalti, come considerare alcuni aspetti, per esempio l'approccio del massimo ribasso, visto sul complesso di un'opera di un'infrastruttura, se magari nel breve termine sembra la soluzione più conveniente, vista nell'insieme, vista nel lungo termine, in realtà non lo è affatto. Quindi bisogna considerare un insieme di fattori tecnici, economici, ambientali per poter fare una valutazione consapevole. Questo le utility negli ultimi anni l'hanno capito molto bene, così come l'ha capito l'industria che fornisce le infrastrutture, i materiali, i contractor, anche se non sempre le stazioni appaltanti ne tengono debitamente conto. Ecco, questo è il motivo per cui noi, come vedremo, abbiamo condotto delle valutazioni attraverso questo approccio del total cost of ownership, che valuta tutti gli aspetti sia di funzionali che economici sull'intero ciclo di vita dell'infrastruttura, dell'opera, del materiale, del prodotto di cui stiamo valutando la scelta. Quindi l'obiettivo degli studi che noi abbiamo realizzato per le associazioni del Pipes del PVC sono quelli di capire qual è il livello di competitività delle tubature nei diversi materiali, valutando i risparmi che in qualche modo potrebbero derivare dall'impiego di un materiale, in questo caso il PVC, rispetto a un altro, lungo l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura di rete. Quindi noi abbiamo identificato quali sono le diverse alternative per realizzare l'infrastruttura di rete, quindi diversi materiali con cui realizzare le tubazioni, sia per quanto riguarda l'acqua potabile, sia per quanto riguarda la parte fognature e scarico. E lo studio era stato commissionato dall'Associazione Europea Bruxelles, quindi l'analisi non ha riguardato solamente l'Italia. Ovviamente quello che io vi racconto oggi è focalizzato esclusivamente sul nostro paese. Velocissimi sul quadro del sistema idrico, perché è già stato illustrato molto bene da Utilitalia. Un cenno, ad esempio, rispetto ad altri paesi, che forse invece è stato meno al centro della presentazione della dottoressa Tellini. Ad esempio, in Italia l'infrastrutturazione per quanto riguarda la parte acquedottistica è a livello anzi superiore rispetto a un paese di riferimento come la Germania, mentre, forse non tutti lo sanno, è meno elevato per quanto riguarda le fognature. L'indice delle reti negli ultimi 10 anni è migliorato per entrambi i paesi, però è rimasto un gap importante per quanto riguarda le fognature. Peraltro, negli ultimi 10 anni
La rete idrica in Italia è cresciuta sensibilmente, abbiamo visto prima nei numeri dei chilometri di rete che stiamo parlando di un patrimonio molto importante. Nella rete idrica eravamo già messi bene, quindi è cresciuta del 40%, nella fognaria più del 70% e come ben sappiamo la regolazione tariffaria introdotta dall'autorità oggi ARERA a partire dal 2011 ha giocato un ruolo molto importante nel favorire gli investimenti. Ecco, questi numeri che aveva richiamato anche in precedenza Utilitalia danno un'idea molto precisa però della necessità di investire ancora in maniera importante in queste infrastrutture. Un quarto delle nostre reti idriche ha più di 50 anni e quasi un terzo ne ha fra più di 30 e 50. Dal 2014-2017 gli investimenti sono cresciuti da 24 a 34 euro pro capite, sono ulteriormente aumentati negli ultimi anni fino al 2019 a più di 44 euro. Siamo comunque, come è noto, ancora distanti dalla media europea. Negli ultimi 2 anni, un quarto circa di questi investimenti è andata per la riduzione delle perdite, meno del 20% per la depurazione e il 16% per il sistema fognario. Sono dati forniti dall'autorità. Il tasso di rinnovamento delle reti è ancora molto basso, se pensiamo che non arriva allo 0,4%, quindi se incrociamo questo dato di rinnovamento annuale con l'anzianità delle reti visto nel primo punto, ci rendiamo conto che è necessaria un'accelerazione molto molto importante. Questo nonostante tra il 2016 e il 2019 sia stati investiti, si stima, quasi 12 miliardi di euro. Ora, il sistema poi delle infrastrutture di rete non solo ha anzianità significativa e diversa a seconda delle strutture, ma anche caratteristiche tecniche costruttive piuttosto diverse. Questi sono dati, in questo caso riferiti all'Italia, dove vediamo che circa un terzo è costituito da materiali plastici, un quarto da ferro e ghisa, meno di un terzo d'acciaio e un 11% ancora da cemento, con un'evoluzione importante che ha visto crescere in maniera significativa i materiali plastici negli ultimi anni, come si vede dal grafico a destra. Ora, in questo quadro si è cercato quindi di fare un'analisi, come dicevo, con un approccio che tenesse conto non di un unico elemento, vuoi quello economico, vuoi quello tecnico, ma nel complesso considerasse l'intero ciclo di vita della nostra rete, del nostro materiale. Ora, la metodologia del TCO non è nuova, il Total Cost of Ownership è stato sviluppato già da diversi anni e trova applicazione in una molteplicità di settori. L'esempio classico che si fa per spiegare in maniera molto semplice di quale sia l'approccio è quello della scelta di un'automobile. Allora, quando si sceglie un'automobile, spesso la prima cosa che si va a vedere è, va bene, caratteristiche tecniche, quanto costa quest'auto? 20.000 euro. Ok. Poi però il costo complessivo che io acquirente di un'automobile vado a sostenere in realtà è dato da molti altri elementi. Quanto costa di manutenzione, quanto costa di assicurazione, quanto mi costa in termini di consumo di carburante, di revisione, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui io in realtà nel valutare l'acquisto di un'automobile assumo che la manterrò per 5 anni, 6 anni, 7 anni, 10 anni e vado a vedere tutte queste voci quanto costano. Per cui è possibile che alla fine mi accorga che è un'auto che costa di meno, considerando i consumi, la manutenzione, eccetera. Alla fine di tutto il periodo in cui la utilizzerò, non è vero che mi costerà di meno di un'altra. Quindi,
Sostanzialmente questo approccio mette al centro il consumatore, ovvero l'utilizzatore di un determinato bene e valuta tutti gli aspetti. Quindi quanto mi costa nella fase di acquisto, di consegna, ovviamente cambia a seconda del bene, ma è applicabile a qualunque tipo di prodotto. Quanto mi costa installarlo, se è un qualche cosa che deve essere installato, quanto mi costa il suo uso, la manutenzione e anche tutta la fase di dismissione, a seconda poi che sia un rifiuto che devo smaltire o che possa riciclare. Quindi il TCO è dato dalla sommatoria di tutte queste voci. Se lo caliamo nel caso specifico delle tubazioni, ovviamente il nostro diciamo così, consumatore, tra virgolette, utente, è l'utility che deve installare la rete idrica, che sia acquedotto o fognatura, e quindi ovviamente la prima cosa che considera va a dire: vabbè, quanto mi costa il tubo nel materiale A o nel materiale B? Questo è il listino che mi fa il produttore, questa è la scontistica. Poi c'è ovviamente tutto la fase di installazione, che nel caso delle tubazioni ovviamente è molto rilevante, quindi costi di cantiere, costi di installazione, eccetera. I costi di utilizzo, che invece sono più limitati, tipicamente l'energia se acqua in pressione, e invece più rilevanti i costi di manutenzione, gli scavi, le riparazioni, il cantiere, eccetera, e il fine vita, quando devo andare a sostituirlo, e quindi lo smantellamento, lo smaltimento, eccetera, eccetera. Quindi andare ad applicare questa metodologia nel caso delle tubazioni per le reti idriche vuol dire sommare il costo del materiale, il costo di installazione col costo, diciamo, di funzionamento, di manutenzione fino al fine vita. L'analisi è stata realizzata considerando diversi materiali, diversi diametri delle tubazioni, che ovviamente sono differenti a seconda che parliamo di acquedotto o di fognatura, quindi confrontando dactilare, polietilene, PVC, fibra di vetro, nel caso delle tubazioni per la fognatura cemento, gres, e nel caso della Germania il PVC a tre strati riciclato, e sono stati messi a confronto su tutte le singole voci, quindi costi dei materiali, costi di installazione, dove abbiamo fatto una serie di indagini presso sui capitolati delle utility, sulle attività dei contractor, eccetera, mettendo in fila un po' tutte le fasi che riguardano ad esempio i costi di costruzione e poi i costi di manutenzione. Le tabelle, come vedete, sono in inglese perché, come dicevo, lo studio originale è stato fatto a livello europeo. Ovviamente sui costi di esercizio è fondamentale la manutenzione, e la manutenzione significa soprattutto andare a sostituire i dati laddove ci sono delle rotture significative. I tassi di rottura sono stati valutati su una pluralità di fonti, ma sostanzialmente il concetto è che i materiali più vecchi, come la ghisa e il ferro, sono quelli che hanno i tassi di rottura più elevati. Abbiamo anche considerato solamente per l'acqua in pressione i costi legati al consumo di energia, e abbiamo anche considerato scenari diversi nel caso dell'acqua potabile sul ciclo di vita a considerare, quindi sulla durata delle infrastrutture, in un caso 100 anni, nell'altro 70, per le fognature solamente 50, solamente si fa per dire 50, tenuto conto che sono molto più esposte a fenomeni come la corrosione, considerata le caratteristiche dell'acqua sporca che passa in queste tubazioni. In estrema sintesi, non vi voglio annoiare col dettaglio dei numeri, abbiamo messo in fila le voci che dicevamo prima, quindi acquisto, installazione, smaltimento, uso, manutenzione,
costo totale per diversi diametri dei tubi, per diversi tipi di materiali. Questa è l'analisi relativa all'Italia, come dicevo, è stato fatto un lavoro non solo per l'Italia, e la sommatoria di queste voci ci dà il total cost of ownership per i diversi materiali e per i diversi diametri. Vedete come i materiali plastici e il PVC nello specifico abbiano un TCO più basso, questo in particolare rispetto al dattilare. Il tutto è stato ovviamente attualizzato, tenuto conto, questo è un'analisi in termini di discounted cash flow su 100 anni per quanto riguarda la rete dell'acqua potabile. Sono state fatte tutta una serie di simulazioni, come dicevo, con durata diversa, con consumi di energia diversa, con ipotesi diverse di attività. Ovviamente qui non abbiamo tempo di scendere in tutto il dettaglio, ma credo che l'associazione che è stata al committente di questo lavoro sia disponibile, per chi lo ritenesse utile, a fornire tutti i dati. Questa per esempio è la sensitivity che è stata fatta su un ciclo di vita di 70 anni, in questo caso si riduce leggermente il gap tra i diversi materiali, ma sostanzialmente il ranking non cambia in maniera significativa. Ovviamente ci sono delle differenze per quanto riguarda diversi tipi, ad esempio, di diametri. Stesso ragionamento per quanto riguarda la rete fognaria, in questo caso nell'ipotesi di usare il PE corrugated è quello che realizza il TCO più basso, però le plastiche, sempre il PVC e le plastiche, staccano nettamente cemento e grass con un gap molto, molto importante. Tirando le conclusioni dell'analisi per quanto riguarda il TCO, il PVC e la plastica, è quello che ha sempre il risultato migliore, cioè il costo più basso sull'intero ciclo di vita. Il ferro è il materiale più costoso per quanto riguarda l'acqua potabile, mentre per la parte fognaria PVC e grass sono nettamente più costosi, arrivando il grass quasi a sfiorare il 30% in più. Questo cambia nei dettagli facendo delle variazioni nei meta-analisi, costi annuali, discounted cash flow, cicli di vita diversi, energia, eccetera, ma alla fine la posizione dei diversi materiali non cambia in maniera sostanziale. Ora, come è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto, c'è una questione di performance delle infrastrutture di rete, delle reti, sia economiche, ma anche di sostenibilità ambientale. Per questo motivo è stato fatto uno studio che è andato oltre l'analisi economica e che ha anche considerato gli aspetti relativi alla sostenibilità, quindi al riciclo. Quindi è stata fatta anche un'analisi costi-benefici del riciclo delle tubazioni fatte in PVC. Come vedrete, poi i due interventi che seguono il mio riguardano proprio questo tipo di aspetto, quindi il riciclo del materiale e la sostenibilità dei cantieri. Ovviamente in termini di analisi costi-benefici sono stati considerati sia i profili strettamente economici, quindi i costi e i mancati benefici, benefici e costi evitati del riciclo delle tubazioni in PVC, dall'altro i profili più strettamente ambientali, quindi la valutazione in termini monetaria dei costi o dei benefici ambientali che deriva dal riciclare le tubazioni. In estrema sintesi, questo è fra i vari risultato per una tubazione standard in PVC in Italia nel caso del riciclo rispetto allo smaltimento in discarica. Ovviamente il costo principale è la fase di raccolta e di selezione dei materiali,
pensiamo a tipicamente un cantiere dove interveniamo per sostituire una vecchia tubazione, quindi scavo, estrazione delle vecchie tubazioni, sostituzione con le nuove, quindi la parte di raccolta invece di avvio insieme al resto dei materiali in discarica delle tubazioni alla voce principale di costo, così come gli aspetti di trattamento per il riciclo. Il riciclo in sé non è il costo principale. Il risparmio deriva da diverse voci. Una è facilmente intuibile ed è il risparmio che deriva dal non mandare in discarica, non spendo 8 euro a tonnellate per mandare in discarica il mio materiale. L'altra principale è il ricavo dalla materia prima seconda. Questo ovviamente cambia in maniera significativa a seconda della congiuntura di mercato, va da sé in una fase come l'attuale dove le materie prime, abbiamo visto in alcuni casi addirittura scarseggiano per l'industria e i prezzi sono alle stelle, qui parliamo di plastica o di altri materiali, è evidente che ha un ruolo molto importante. Ora, la somma algebrica delle voci meno con le voci più ci dà un bilancio netto positivo. Tutti questi valori sono espressi in termini di euro per tonnellata di materiale, quindi qui abbiamo circa 500 euro tonnellata di beneficio netto dal riciclare una tubazione in PVC. Ovviamente il materiale potrebbe andare in discarica, ma potrebbe anche essere inviato a termovalorizzazione. Qui il risultato è un po' meno positivo per il semplice fatto che il costo di incenerimento è ovviamente al netto del valore dell'energia che noi andiamo a recuperare, assumendo che ormai tutti gli impianti di termovalorizzazione appunto siano a recupero di energia e non siano semplicemente incenerimento. Detto questo, la conclusione dell'analisi costi-benefici è che in tutti i casi i benefici netti del riciclo sono positivi per l'Italia sia rispetto alla termovalorizzazione che allo smaltimento di discarica. Sono maggiori, come abbiamo visto, quelli relativi alla discarica, proprio perché la discarica è un costo a fronte del quale non c'è un beneficio, come nel caso del recupero energetico. Ovviamente l'analisi può cambiare un po' a seconda di quanto mi costa riciclare, quanto è vicino o lontano il sito dove si può riciclare il materiale, quindi ho un maggiore o minore costo di trasporto. Abbiamo provato a fare anche ipotesi diverse, ovviamente cambia un po' il valore, ma il risultato complessivo è sempre positivo. Ecco, questo è un po' il quadro. Ovviamente è una sintesi di uno studio piuttosto ponderoso che, come dicevo, le associazioni dispongono e alle quali eventualmente si possono chiedere degli approfondimenti. Il tema prestazione dei materiali e al contempo la loro sostenibilità è quindi un aspetto chiave, tant'è che anche al centro dell'intervento dell'ingegner Marco Piana di PVC Forum, che segue il mio e al quale io vado immediatamente a passare la parola, ringraziando tutti per la pazienza con cui hanno seguito questa sequela di numeri che vi ho dato. Marco, a te il pallino. Grazie a tutti, grazie Alessandro anche della presentazione delle tematiche che andremo a toccare nei prossimi minuti. E devo dire che le due parole che saranno il leitmotiv di quello che vedrete nei prossimi minuti penso che possono essere raccolte in qualità e durabilità. Noi preferiamo parlare di durabilità prestazionale invece di durata, perché almeno si dà la sensazione di quello che è la prestazione che dura. Non è il concetto proprio di durata nel senso stretto
del materiale, ma è quello che deve esplicitare il manufatto, cioè la prestazione, la durata prestazionale. La presentazione è realizzata con parecchie slide che rimangono di riferimento per tutti coloro che vorranno vederle. Le facciamo scorrere anche magari alcune più veloci, ovviamente perché rimangono solo di alcuni dati che servono per avere poi un dato di riferimento durante una rivisitazione di tutta l'argomentazione trattata. La prima parte riguarda un po' l'approccio che tutto PVC Forum, ma anche il gruppo Tubi, vuole dare per un approccio, la parola vuole dire proprio questo, cioè la strategia di quello che il futuro potrebbe essere la ricerca di una qualità ed una durabilità prestazionale del componente. L'idea è stata quella di realizzare, come abbiamo detto prima, dei gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro è una famiglia produttiva, quindi è un manufatto che giunge sul mercato e che deve dare un riferimento preciso della propria qualità e della propria durabilità prestazionale. Come vedete sotto ci sono dei marchietti ed è quello che abbiamo cercato di realizzare, cioè di dare una assicurazione sul componente secondo la norma di riferimento, con delle procedure che sono ovviamente dettate dai diversi gruppi di lavoro, ma che fanno comunque riferimento a una modalità di gestione dei manufatti e delle procedure. Per quanto riguarda la parte relativa, oggi è l'ultimo marchietto che vedete, che è quello di destra, che è il simbolo e il marchietto del gruppo Tubi, che ha come obiettivi quello di, a parte informare e promuovere, che sono la base fondamentale, ma ridurre proprio la riduzione dei rifiuti e del riciclo come parte dell'impianto, quindi tutto quello che riguarda la produzione entra nell'aspetto della gestione del componente del manufatto, e anche quello che è la parte della performance tecnica e ovviamente il rispetto delle norme, che vi dicevo all'inizio sono tre norme di riferimento del gruppo Tubi, che sono quelle che vedete in questo momento, che riguardano fognature, acquedotti e scarico nei fabbricati. Quel marchietto che vedete è proprio quello che viene anche posto, serigrafato sul tubo, quindi l'utente finale lo può riscontrare, e fa capo a un regolamento interno di conformità alle norme, anche attraverso dei marchi di conformità ufficialmente riconosciuti sul mercato da enti preposti a tale rispetto. Qual è la motivazione principale che questo marchietto vuole dare all'utente finale, al progettista, al committente? Proprio quello di garantire la qualità che il prodotto deve fare. E abbiamo istituito proprio all'interno del nostro gruppo di lavoro, quindi all'interno dei produttori dei tubi raccordo in PVC, una modalità aperta a tutti coloro che vorrebbero verificare con mano quanto gli si viene comunicato, e abbiamo istituito questo circuito che abbiamo chiamato NetLab, in cui tutte le aziende iscritte al gruppo Tubi, dato che hanno la disponibilità al proprio interno di un laboratorio di prova, quella di poter lasciare le porte aperte al committente, al progettista, di andare a verificare di persona quale sia la qualità del prodotto che sta installando. Quindi queste porte aperte dei produttori di tubi e raccordi in PVC
è disponibile a tutti coloro che stanno facendo delle opere e vorrebbero verificare il tubo in PVC che può essere utilizzato in quel determinato appalto. Il secondo passaggio è, a parte dire cos'è il PVC, ma penso che in questo contesto sia veramente inappropriato quasi ad approfondire, ma la relazione serve anche a tutti coloro che affrontano per la prima volta in dettaglio alcune prestazioni, alcune caratteristiche. Quindi la frase che diciamo normalmente, che deriva meno dal petrolio e più dal sale, quindi la sostenibilità ambientale è relativa proprio alle materie prime da cui parte e alla parte del riciclo che viene fatta all'interno di tutto questo comparto industriale, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto finale, che per alcuni versi sono ovvie e ragionevoli da immaginare e da pensare, ma da portare poi in pratica nella realizzazione delle opere. Quindi si parte da una corrosione alle incrostazioni piuttosto che al comportamento al fuoco, poco se ne parla, e soprattutto invece alla vita utile, che viene oggi sempre di più spesa e comprovata da attività sperimentali, che è arrivata a 100 anni di vita utile. Quindi la durabilità prestazionale del prodotto, fatta secondo quanto è la parte normativa, arriva a valori di questa rilevanza. Naturalmente c'è la parte della qualità dell'acqua che transita all'interno del materiale. Prima sentivamo la drinking water, che farà un bel passo importante di revisione anche del nostro decreto 174, che è comunque in fase evolutiva proprio in questi mesi. Ovviamente nella parte dedicata alla qualità dell'acqua è la parte relativa non solo a ciò che entra, ma anche a ciò che esce dal punto di vista dei componenti e quindi anche della mancanza delle perdite. La durabilità, ecco, questa è quella seconda parola chiave di tutto il nostro comparto. È come sempre una domanda classica, è una tradizione del progettista con cui l'associazione collabora costantemente, e la domanda è naturalmente fatta da moltissimi: ma quanto dura? E la risposta non è assolutamente facile da dare. Ovviamente gli aspetti sono molteplici, dove lo installi, soprattutto come posi in opera la condotta, cosa succede quando posi, quindi il terreno al di sotto della tubazione, e la parte di durabilità invece. L'avete visto già, l'abbiamo già visto già anche prima, questo è una slide che abbiamo preso di riferimento. Ovviamente esistono per l'Italia, esistono qui per la Germania, ma è ovviamente riferito a tutto quello che Alessandro prima ha fatto vedere, quindi non ci addentriamo in questa specifica evidenziazione della tematica. Per quanto riguarda invece il PVC, ci sono dei materiali che sono ormai parte della tradizione, ma ci sono degli elementi che sono in evoluzione continua, quindi la parte relativa al tubo compatto, piuttosto che alveolari, piuttosto che parete espansa, si riscontrano sul mercato nazionale, forse alcune volte più in mercati europei piuttosto che quello nazionale, ma ci sono altri che stanno avendo una propria connotazione: lega polimerica, i bioorientati, multistrato, ovviamente la parte relativa
ai contenuti invece delle formulazioni riguardano assolutamente l'assenza dei metalli pesanti, la possibilità di utilizzare il riciclo all'interno della propria produzione e soprattutto quello che è un nostro punto di riferimento veramente importante per quanto riguarda la consapevolezza della sostenibilità di un manufatto, è il ciclo di vita. L'LCA è un percorso che noi abbiamo fatto come associazione da più di 10 anni, 10 anni che risultano un'evoluzione continua dei dati di riferimento. Il ciclo di vita vuol dire iniziare a prendere per mano tutta la materia prima da cui parte il prodotto, le fasi di trasformazione, la fase di installazione, ma soprattutto di utilizzo, perché è di dismissione, come abbiamo visto anche nella relazione precedente. E per ognuno di queste grandi famiglie applicative sono state fatte degli studi di ciclo di vita, perché ogni applicazione ha la propria caratteristica, ogni applicazione ha delle condotte realizzate in maniera differenti, le norme sono diverse e quindi gli aspetti ambientali nello zainetto ambientale di quel prodotto sono differenti. Nell'arco della nostra attività associativa sono stati realizzati numerosi manuali, chiamiamoli manuali, comunque documentazioni, ve ne facciamo vedere proprio in maniera veloce. Oggi abbiamo una piccola enciclopedia monomaterica, cioè ovviamente relativa al PVC, per quello che riguarda le varie applicazioni, quindi un manuale generale della posa e verifica delle acquedotti fognature. La seconda, come vedete, è la durabilità prestazionale, proprio dedicato a questo argomento delle condotte in PVC. La terza è posa in opera e collaudo, come si diceva un momento fa, è una delle parti più importanti relative alla riuscita, alla buona riuscita dell'opera, in dettaglio il ciclo di vita. La parte relativa all'utilizzo dei tubi PVC nello scarico dei fabbricati, perché all'interno dei fabbricati ci sono delle argomentazioni un pochino più dettagliate, ne nominiamo una per tutti, che sono l'aspetto acustico delle condotte installate all'interno delle nostre abitazioni, le reti intelligenti per far capire che c'è un'evoluzione da questo punto di vista, le reti idranti per impianti antincendio, che è una particolare applicazione, recupero e trasporto dell'acqua e non solo. Come vedete siamo arrivati a 12, che è, come dicevo, una piccola enciclopedia monografica che riguarda poi tutta la parte relativa all'analisi idraulica dei costi e benefici. Abbiamo preso un documento realizzato non in Italia, ma l'abbiamo tradotto e quindi trovate anche delle referenze che fanno un po' la parte di sostanza di ciò che sono questi materiali all'interno dell'utilizzo usuale nelle nostre settori applicativi. Una veloce carrellata, qui proprio velocissima, delle norme di settore, quali sono i punti più importanti che ci vengono chiesti durante la progettazione. Ci sono dei programmi che tengono conto proprio di questi due aspetti e ne abbiamo riportati due perché fanno riferimento all'attenzione che il progettista di reti va a verificare, perché poi deriva tutto il funzionamento di una rete, vuoi la scabrezza interna piuttosto che la resistenza alla pressione interna con i parametri relativi e resistenza all'abrasione. Devo dire che ultimamente questo parametro ha una
evidenza molto forte dal punto di vista della durabilità. Ogni materiale ha il proprio ciclo di durata. Quello che vedete è una prova istruita da questa università di Darmstadt che fa da riferimento proprio per questo convincimento della durata dell'utilizzo, quindi di quanto dura un materiale. Beh, questo è un buon modo per cominciare a dare una risposta pratica immediata. L'altra è, come dicevamo all'inizio, è la durata nel tempo di utilizzo, cioè la durabilità del materiale stesso. Come potete immaginare, in tutti i processi di progettazione ci sono dei fattori di sicurezza, anche per i tubi ci sono, dipende dal materiale, dipende dagli anni, e quindi è un rapporto che viene fatto tra chi produce il materiale e la norma che ne contempla la caratteristica e quindi che ne dichiara la propria prestazione. Qui è solo per farvi capire che esiste una norma sulla parte della fognatura con determinate caratteristiche, anche nella parte dei componenti per impressione, e che dà questo diagramma, che è forse il più interessante dal punto di vista del sostegno della durabilità prestazionale, perché sono quelle che vengono definite curve di regressione facendo delle prove, e si arriva a dare quella valenza di 100 anni che sono l'espressione della previsione di durata di un componente post in opera. Vado oltre. La vita utile delle tubazioni in PVC invece riguarda alcuni aspetti particolari. Vi facciamo fare solo una piccola carrellata di alcuni elementi che fanno da riferimento dello studio fatto prelevando proprio il materiale dall'opera compiuta. Quindi si va a verificare la qualità del materiale prelevando dei prodotti dopo una vita realizzata, in questo caso di 50 anni, piuttosto che alcuni studi che sono andati proprio a reperire dei prodotti che vivono la propria realtà nel sottosuolo, e quindi andando a verificare quali sono le caratteristiche meccaniche di questi elementi. Qui ci sono alcuni studi, ovviamente se volete sono disponibili, non vado nel dettaglio, ma sono quelli che fanno capo a quello che è la parte dedicata all'espressione di quello che è la durata prestazionale, ovvero di quei 100 anni di cui stiamo parlando in questi minuti. L'ultimo elemento interessante da portare in evidenza è che cosa vuol dire sostenibilità ambientale per noi. Dicevamo prima, il ciclo di vita è essenziale per fare una scelta che non è unicamente dedicata al costo, ma neanche alla prestazione in sé normativa, ma facciamo un salto proprio di obiettivo, andiamo a fare una scelta sull'impatto ambientale. Oggi i nostri progettisti hanno il compito di andare a verificare quale sia la prestazione finale del componente. Aggiungiamo un tassello a questo percorso, che è quella della progettazione ambientale, cercando di cogliere ciò che dal ciclo di vita esce. Ci sono delle norme di riferimento, sono tutte le ISO serie 14.000, quindi si parte dalla materia prima e si arriva fino alla recupero e riciclo del materiale. L'associazione ha svolto, come vi dicevo pochi minuti fa, degli studi che riguardano due applicazioni interessanti, che sono la parte fognaria e la parte impressione. Sono due documenti corposi che hanno messo in confronto alcuni
alcuni materiali, alcuni prodotti che vengono posti sul mercato, facendo riferimento a alcuni parametri, perché se non si fa riferimento all'unità funzionale, il progettista non riesce a cogliere la differenza, quindi più il ciclo di vita è omogeneo e più ha un riferimento certo di quello che i risultati portano in evidenza. Ovviamente non facciamo scorrere l'intero ciclo di vita perché sarebbe un corso da farsi solo per questo materiale, questo elemento, ma vi facciamo vedere che abbiamo preso in esame un diametro particolare, ci sono degli elementi che vengono considerati, ad esempio in questo caso è la parte relativa ai chili di CO2 emessi in funzione dei materiali considerati, l'aspetto relativo al confronto, lo faremo se dovremmo mai fare un corso relativo a un incontro relativo al ciclo di vita, allora esporremo in chiaro tutti i materiali, i sistemi, e questo è per farvi capire che invece ogni materiale, se conteggiato con un'unità funzionale adeguata, i risultati sono veramente di rispetto all'applicazione con cui vogliamo confrontarci. Quindi è importante verificare il ciclo di vita, verificare che il ciclo di vita sia conforme alle prestazioni e all'utilizzo a cui vogliamo arrivare. Le differenze ovviamente ci sono, è un metodo che serve proprio per fare questi riferimenti, e bisogna dire che nell'arco della studio che abbiamo svolto in questi ormai quasi una decina d'anni che verifichiamo questi andamenti, facendo anche riferimenti all'evoluzione delle tipologie di materiali, si raggiungono delle egregie dichiarazioni ambientali derivati proprio dal ciclo di vita. Ci sono alcuni elementi che fanno proprio da riferimento per quello che riguarda l'aspetto ambientale. Vi riportiamo l'EcoDevis, che è un sistema che dà dei punteggi proprio per far capire che in Svizzera questa parte ambientale è dedicata in maniera specifica. E per concludere, la parte invece che poi seguirà da parte del dottor Bonetto, proprio per far capire che il riciclo dei tubi in PVC è fattibile, si può recuperare, ovviamente non solo per tutta gli sfridi che vengono prodotti durante la produzione, quello è già insito nel concetto di riciclo che tutte le nostre aziende applicano, ma anche tutta la parte relativa agli sfridi della posa, e oltretutto per quanto riguarda la raccolta del materiale, quando verrà mai poi recuperato durante la sostituzione del componente giunto a fine vita. Quindi la parte, il ciclo di vita dei tubi in PVC comprende anche tutto il riciclo all'interno e all'esterno del ciclo produttivo. Vi ringrazio e riporto la parola ad Alessandro. Grazie molte, una presentazione molto ampia ed esaustiva. Uno dei temi al centro è proprio quello della sostenibilità e del riciclo. Abbiamo visto come sia un tema estremamente rilevante anche per quanto riguarda le reti idriche e le tubazioni, e su questo tema credo sia interessante l'intervento di Alessio Bonetto di Ecoricicli Veritas, che ci racconterà un po' cosa hanno fatto loro in questo ambito, in particolare ci spiegherà cos'è questo progetto VREP. Quindi gli passo subito la parola e lo ringrazio molto per essere qui con noi oggi. Prego. Buongiorno, grazie dell'invito e dell'opportunità di presentare
gli esiti del progetto VREP, che nel frattempo tra l'altro è anche ripreso e diciamo che di fatto da progetto pilota ormai stiamo cercando di fare un'applicazione in realtà su scala più industriale. Allora, vediamo se riesco. Eseguire la condivisione. Condividi. Ok. Allora, il progetto VREP, che è un acronimo di, ovviamente siamo fatti prendere dall'anglicismo anche noi, è Waste from Demolition Collection of a Recycling Pilot Scheme, è stato fatto nel 2018. Il progetto ha coinvolto tutto il gruppo Veritas, che opera sull'area territoriale della città metropolitana di Venezia, e altri soggetti. Il progetto si inserisce all'interno del meccanismo dei processi di tracciabilità di filiera svolti dal gruppo Veritas. Il gruppo si è dotato di un sistema di tracciabilità dei propri flussi di raccolta rifiuti, finalizzato a come dire, seguire per ogni singola tipologia di filiera il percorso fatto dei materiali dal momento della raccolta al momento del loro effettivo avvio al riciclo, e per alcune filiere noi di fatto riusciamo, per alcuni rifiuti riusciamo ad arrivare proprio a tracciare il percorso fino al ritorno anche sul mercato del materiale, cercando di misurare tra l'altro tutta una serie di parametri durante il percorso, parametri legati alla, ovviamente anche agli impatti, ai consumi energetici, ai consumi, agli impatti rispetto alle matrici aria e acqua, le modalità di gestione dei trasporti, la movimentazione, eccetera, i rapporti di recupero, al fine di poter effettivamente avere ricavare anche dei dati di, come dire, quantitativi che ci consentano poi di ritarare le attività, creando maggiori ottimizzazioni tra i processi di raccolta, i processi di selezione, i processi di recupero. E siamo partiti con questa metodica nel 2013 col vetro e poi l'abbiamo estesa a diverse altre filiere. Tra l'altro la tracciabilità delle filiere, i dati che presenteremo oggi, in questo caso sono le tracciabilità delle filiere del 2017, ma stiamo aggiornando ovviamente il 2020, prevedono l'elaborazione di una serie di documenti di natura tecnica, quali appunto il disciplinare, che dà appunto le istruzioni su come eseguire la tracciabilità, il quadro di riferimento che specifica l'ambito poi normativo in cui ci si muove, l'ambito di normativa giuridica e tecnica, la filiera che descrive appunto per ogni singolo materiale come funziona il processo di dalla raccolta al recupero, e poi ovviamente vi è la sintesi dei risultati ovvero sia l'elaborazione di tutta quella serie di parametri che sono raccolti in un grande tabellone degli indicatori. Gli indicatori sono più di 300 che vengono monitorati in questi processi di tracciabilità di filiera. Il tutto viene ovviamente asseverato da un ente terzo che provvede poi alla certificazione finale. Come vi dicevo, il bacino di gestione del gruppo Veritas è l'ambito della città metropolitana di Venezia più il comune della vicina provincia di Treviso di Mogliano Veneto. Sono serviti la raccolta complessiva, quindi parliamo di circa più di 800.000 persone, considerando poi in realtà sono molte di più, perché se pensate che viene gestito ovviamente tutto il flusso turistico della città di Venezia e delle zone litorali, che con il Covid è stato basso, ma normalmente è molto importante. La produzione al 2017 dei rifiuti è stata su base complessiva di circa 526.000 tonnellate di rifiuti, ovvero sia di circa 600 tonnellate pro capite. Queste sono le varie filiere che il gruppo Veritas ha già certificato nel corso dal 2013 ad oggi al 2019. Queste sono quelle certificate,
L'anno prossimo certificheremo anche quella degli ingombranti. Quella degli ingombranti è piuttosto importante, legata appunto al tema del PVC. Abbiamo certificato anche la filiera della plastica, tra virgolette, non coreplo, ovvero sia delle plastiche non a imballaggio, avviate al recupero, tra cui rientrano anche quelle del PVC. E qui abbiamo i vari livelli di recupero, la restituzione grafica di come viene per le filiere, sostanzialmente le raccolte, poi le singole voci e i vari, questo è l'esempio della tracciabilità del rifiuto residuo urbano con i dati di recupero, eccetera. Venendo al progetto VREP, il progetto VREP è nato in collaborazione con il PVC Forum e Vinyl Plus. Alcuni dei dati che qui verranno presentati in realtà sono temi che sono stati ampiamente discussi da chi mi ha preceduto, in particolare dall'ingegner Ciotti, che è stato un po' il promotore anche di questa iniziativa sul progetto VREP, che poi so che PVC Forum ha in qualche modo poi esportato anche in realtà limitrofe alla nostra, con cui abbiamo avviato una serie di collaborazioni. Ovviamente il passaggio è quello per passare da un'economia di tipo lineare a un'economia di tipo circolare. Per quanto riguarda un soggetto come il gruppo Veritas, gestore poi e recuperatore, gestore con il Veritas Spa e poi recuperatore con le sue aziende partecipate, come nel caso di EcoRicicli, che si occupano della selezione e dell'avvio al recupero, la questione del PVC è un tema piuttosto importante. Perché il PVC è comunque un materiale che viene gestito all'interno finisce volenti o nolenti all'interno del sistema delle raccolte urbane o delle ex, chiamiamole, assimilate, o comunque delle gestioni anche speciali che si rivolgono al nostro sistema. E diciamo, fino a prima del progetto VREP, per noi il PVC era un problema. Il PVC era un problema perché ovviamente veniva trattato come frazione estranea. Le modalità poi alla fine di questa frazione estranea, al netto di tutti quanti i processi di recupero possibili e immaginabili che avremmo potuto fare, finiscono alla fine gli esiti finali delle parti residuali di scarto sono essenzialmente due, che erano il recupero energetico attraverso gli impianti di un'altra azienda del gruppo Veritas, o la gestione in discarica sempre all'interno di impianti di discarica del gruppo Veritas. In ambo i casi il PVC che finisce in questi due settori è un problema per la produzione di combustibile solido secondario, perché ovviamente il cloro è un parametro dirimente per la qualità del combustibile solido secondario. Il PVC in discarica è un problema proprio per le caratteristiche di durabilità che abbiamo visto prima, sostanzialmente, che fa sì che la vita in discarica del PVC sia un po' troppo lunga rispetto a quelle che sono le pianificazioni della gestione insomma dell'impianto di discarica. Per fare questo progetto, sostanzialmente, ovviamente l'obiettivo era inserirsi all'interno di quelli che sono poi gli obiettivi del pacchetto dell'economia circolare per quanto riguarda le attività e le prestazioni di recupero, ma soprattutto perché il riciclo del PVC ha indubbi vantaggi da un punto di vista, come vi ho detto, gestionale, ma ambientale, poiché l'uso di PVC compound, cioè l'uso di PVC riciclato rispetto a quello da materie prime vergini, consente dei risparmi importanti. Questi sono dati che ci sono stati forniti proprio da PVC Forum: del 46% per la domanda di energia, una riduzione del 40% un impatto inferiore sul surriscaldamento globale, un deciso minor consumo di acqua, molto molto importante. Da un punto di vista economico, allora tenete conto che è vero che l'Italia non ha più, noi siamo qua, io sono in questo momento sono a Porto Marghera, che ha una storia anche legata alla produzione di PVC primario. Ecco, di fatto questo in Italia ormai non avviene attualmente più, ma è il secondo più grande trasformatore in Europa di PVC. E quindi sostanzialmente riuscire a riciclare PVC consentirebbe di mettere in piedi anche una filiera
economica piuttosto importante, cioè ogni 100.000 tonnellate di PVC riciclato all'anno ci sono 509 addetti più il volume dell'indotto economico e ovviamente risparmio anche per le aziende e poi per le aziende trasformatrici che si trovassero a poter utilizzare questo materiale. Il reperimento del PVC da riciclo però non è facile per tutta una serie di ragioni, anche in ragione del fatto che i manufatti in PVC sono manufatti estremamente durevoli e quindi ovviamente non entrano nel circuito, per esempio, delle raccolte rifiuti con la stessa frequenza di altre tipologie di plastica. Gli obiettivi che ci si era posti in questo progetto ovviamente era appunto iniziare a porre le basi per centrare gli obiettivi europei relativi anche al riciclato di PVC e poi tutti quanti gli obiettivi legati alla maggior sostenibilità della filiera. Il PVC Forum ha attivato, a seguito anche del progetto VREP, una piattaforma di informazione dedicata su questo tema che vi invito a visitare. Il progetto VREP si è posto l'obiettivo di individuare degli schemi, dei sistemi per poter garantire la tracciabilità dei flussi del PVC che entravano nei sistemi di gestione dei rifiuti, ma anche porre delle basi per organizzare un sistema di recupero che coinvolgesse il PVC che finisce all'interno del sistema delle raccolte urbane, sia differenziate che per quanto riguarda l'indifferenziato residuo, ma anche coinvolgere le attività da costruzione e demolizione, in attesa che si riesca a sistematizzare anche il meccanismo delle demolizioni selettive. Per questo quello che si è cercato di intercettare, i soggetti che si è cercato di coinvolgere sono stati ovviamente i gestori del servizio per quanto riguarda i sistemi di raccolta rifiuti, i trattatori di rifiuti da costruzione e demolizione, ma anche ovviamente gli installatori, i produttori e gli installatori per quanto riguarda gli scarti delle attività di assemblaggio e posa. Questo è stato il gruppo di lavoro coinvolto, ovviamente il coordinatore del progetto del PVC Forum, l'azienda che supporta Recovani, il DAE, Divisione Energia che ha stilato tutta la parte documentale e ha poi fatto la restituzione grafica, ovviamente ARPAV, il gruppo Veritas, le società del gruppo Veritas Eco Ricicli che si occupa della parte differenziata, quindi del multimateriale, del riciclo di plastica eccetera, ecco progetto che si occupa dell'attività invece di trattamento del secco residuo e della valorizzazione energetica, è stata coinvolta in particolare perché durante il progetto VREP abbiamo anche monitorato quanto PVC finisce impropriamente all'interno del circuito del secco residuo per riuscire a valutare anche eventuali meccanismi di intercettazione in quella fase. E poi alcune ditte private operante nel settore delle demolizioni o del recupero inerti per appunto coinvolgere e verificare la possibilità di recupero del PVC dalle attività di costruzione e demolizione e poi appunto delle aziende installatrici. Le fasi del progetto sono state ovviamente la fase di organizzazione, il coinvolgimento degli soggetti interessati attraverso incontri, lo sviluppo e l'elaborazione del disciplinare tecnico per l'attività del progettuale, il progetto pilota, che è quello che adesso vado rapidamente a illustrare, e poi la divulgazione dei risultati. Il progetto poi aveva diverse fasi di monitoraggio proprio perché richiedeva diversi aggiustamenti per calibrarlo bene. Nella fase 1 ovviamente è stata coinvolta ARPAV per quanto riguarda il suo database storico sui dati della produzione di rifiuti in Veneto, le aziende del gruppo Veritas per quanto riguarda l'intercettazione della parte urbana e Eco Ricicli per quanto riguarda l'attività di selezione e trasformazione. Ecco progetto per quella parte di monitoraggio appunto del PVC presente nel rifiutto urbano residuo e le ditte Cosmo Idea per quanto riguarda la parte del monitoraggio del rifiuto da costruzione e demolizione. È stata necessaria una fase di sviluppo e formazione, lo sviluppo è stato quello di stendere il disciplinare tecnico, ma poi tutta una serie di incontri operativi tenuti da PC Forum e da Divisione Energia per formare gli operatori che poi materialmente avrebbero operato nell'attività di raccolta, selezione, gestione separata dei vari
dei vari materiali, sia per quanto riguarda quella del gruppo Veritas, sia per quanto riguarda gli operatori dei gruppi Cosmo e Idea, che sono stati rilasciati testati di frequenza, quindi una formazione certificata. L'obiettivo era ovviamente monitorare e tracciare la filiera del PUC, controllo di tutte quante le fasi, dare delle metodologie per garantire la qualità del prodotto finale raccolto e elaborare delle soluzioni o delle indicazioni anche tecniche poi per la trasposizione su scala più industriale di questo processo. Infatti vedrete che qui ovviamente nella fase di progetto l'ambito era ristretto e quindi ha avuto numeri di un certo tipo. Adesso che siamo già in una fase più ampia, i numeri sono già significativamente diversi. Progetto pilota è consistito in individuare alcuni centri di raccolta dell'ambito del gruppo Veritas suddivisi per area territoriale. La provincia di Venezia, città metropolitana di Venezia, come vedete è sviluppata in lungo, per cui abbiamo cercato di monitorare la parte nord della provincia con Fossalta di Porto Gruaro, Sandona di Piave, la parte più a sud con Chioggia e la parte centrale con Mestre. Questi sono i numeri in riferimento agli abitanti serviti e ai rifiuti gestiti per queste aree territoriali. Questo è il PVC raccolto. Materialmente cosa si è fatto? Si sono organizzati dei punti di raccolta dedicati dove veniva conferito esclusivamente materiale in PVC secondo le indicazioni impartite agli operatori in campo, che mano a mano che l'utenza consegnava materiale in PVC provvedeva alla selezione. Successivamente il materiale è stato raccolto dai centri di raccolta e conferito presso Ecoricicli Veritas, che ha operato una prima selezione. La prima selezione che ha portato a visionare che nel raccolto circa il 75% era PVC rigido, quindi tubazioni piuttosto che tapparelle, e circa il 25% PVC plastificato, quindi teli e tubi essenzialmente. Il 17% era frazioni strane, quindi improprio conferimento che era legato a tutta una serie di manufatti che purtroppo sono un po' ambigui, o perché fatti o perché non di solo PVC, ma di PVC più magari altre resine, eccetera, o perché in manufatti che possono sembrare in PVC, ma in PVC non sono, e quindi questo richiede maggiore attenzione, maggior affinamento nella fase di riconoscimento sul campo. Successivamente il PVC selezionato è stato inviato al riciclatore finale, che ci ha sostanzialmente confermato che il PVC selezionato era all'89% PVC recuperabile, c'era ancora una frazione di scarto. Di questo 11%, i tre quarti erano impurità vere e proprie, tra virgolette, di minutaglia ovviamente, il circa un quarto erano altre plastiche che appunto erroneamente identificate come tali. Facendo poi un'estensione dei risultati, ci abbiamo cercato di simulare quanto se avessimo esteso a tutto il territorio del gruppo Veritas in allora, quanto si sarebbe potuto raccogliere effettivamente di PVC, e avevamo stimato questo dato in circa 120 tonnellate. Posso già dire che ci siamo sbagliati per difetto. Quindi abbiamo poi appunto fatto un'estensione dei risultati anche andando a vedere quello che era stato intercettato per esempio nella filiera dell'indifferenziato, alzando un po' questa stima. Questi sono tutti dati di stima fatti in allora, cioè noi prevedevamo che nell'ambito della raccolta urbana del gruppo Veritas si potessero recuperare 200 tonnellate e arrivare a 10.000 tonnellate su base annua. Invece per quanto riguarda il gruppo siamo già più alti, per cui probabilmente le potenzialità sono più alte anche su base nazionale. Qui è stato fatto un bilancio dei costi economici, sostanzialmente ovviamente qui i costi unitari sono molto elevati perché abbiamo dedicato una serie di risorse a far solo questo, per cui il costo di una sperimentazione che è durata un semestre è stato, diciamo, il costo unitario è un po' elevato, ma ovviamente stiamo parlando di attività non ottimizzate. E come vi ho detto, il vantaggio del riciclo del PVC per quanto riguarda il nostro caso, verrebbero ridotti i costi di smaltimento, migliore del CSS. Ecco,
Da questa sperimentazione noi cosa abbiamo appreso? Che il PVC, per quanto ci riguarda, andrebbe gestito, almeno per quanto riguarda il gruppo Veritas, all'interno della filiera degli ingombranti, perché questo ci consentirebbe di fare un'ottimizzazione presso i centri di raccolta, riducendo gli operatori e il numero di cassoni dedicati, già con una, quindi con una grande ottimizzazione, e svolgere l'attività di selezione presso un centro dedicato che in allora Ecoricicli non aveva, ma che adesso è attivo da febbraio e noi abbiamo iniziato a fare questo lavoro qui, attraverso raccogliamo insieme agli ingombranti il PVC e poi effettuiamo l'attività di separazione. Questo era il PVC che si stimava di raccogliere nelle differenziate, e questo era quello che si stimava che si stimava il costo per quanto riguarda le indifferenziate. Questo è l'attività fatta dai soggetti, appunto, che hanno raccolto l'attività di costruzione e demolizione. Ovviamente qui il dato è basso proprio perché anche loro hanno dovuto attivare dei cantieri dedicati per fare questa cosa, perché ovviamente il meccanismo delle demolizioni selettive è ancora molto indietro, però la potenzialità si è vista che c'è, cioè operatori strutturati come in questo caso queste due ditte qui, l'attività di fare da hub per la raccolta del PVC per poi inviarlo alla selezione a un centro come quello che ha attivato Ecoricicli è tecnicamente fattibile. Ovviamente ci sono questa è la restituzione grafica del progetto con i vari numeri, ovviamente il grosso l'abbiamo raccolto dall'area di Mestre. C'è stata la fase di divulgazione che continua oggi. Qui ovviamente facevamo una riflessione sulle attività e sulle prospettive e sulle criticità. Le criticità sono prevalentemente, per una parte, la raccolta e la prima selezione è fattibile solo attraverso l'attività di addetti qualificati, per cui qui è necessaria molto la formazione e l'esperienza degli addetti per una corretta identificazione del PVC, perché l'obiettivo è che il PVC selezionato abbia una frazione di scarto inferiore al 3%. Coinvolgere maggiormente i soggetti che fanno parte di questa filiera, separare il più possibile il PVC plasticato, diciamo il PVC molle, diciamo, da quello rigido, perché così si possono ottimizzare le attività di recupero. L'obiettivo sarebbe, noi abbiamo visto che una cosa tecnica molto che fa perdere materiale è l'attività di pressatura. Il soggetto a cui conferivamo il materiale nella fase di sperimentazione era distante da noi, quindi il materiale andava per forza pressato. L'attività di pressatura genera degli sfridi che non sono recuperabili e che vanno persi, soprattutto quando si pressa ovviamente il PVC rigido, che è la frazione anche predominante. Se noi adesso stiamo cercando di affinarci nell'attività di selezione, se riusciamo ad arrivare a garantire una frazione di scarto inferiore al 3%, potremmo arrivare a utilizzare meccanismi diversi di confezionamento del PVC, per esempio triturandolo e conferendolo in big bag, che consentirebbe una riduzione significativa delle perdite di processo. Ecco, concludo sostanzialmente arrivando a dire qui, appunto, sul fatto che si stimava la possibilità di quantità migliori sulla estendendo il meccanismo della raccolta. Adesso che siamo partiti da febbraio a gestire attraverso il nuovo impianto che abbiamo dedicato a questa attività con una filiera di selezione dedicata sul tema e di raccolta, noi stimavamo di raccogliere circa 150-200 tonnellate l'anno di PVC. In questo momento sto parlando di PVC dal solo sistema dei centri di raccolta e delle raccolte urbane, quindi non facendo anche da hub per ditte specializzate, sicuramente supereremo questo risultato di almeno il 30%. Probabilmente raccoglieremo un terzo di più, e che è l'anno di avvio, per cui è probabile che gestiremo un quantitativo del 30-40% perlomeno superiore dal sistema delle raccolte urbane a quello che avevamo pensato. E stiamo dotandoci di un sistema tecnologico per quanto riguarda, e questa cosa ci sta portando a voler implementare una parte della nostra impiantistica attraverso meccanismi tecnologici, in questo caso selezionatrici a tecnologia ottica, per poter recuperare il PVC e, come detto, poi specializzarci una volta stabilizzati gli standard qualitativi, lavorare sul confezionamento del selezionato grezzo da avviare al
da avviare poi ai riciclatori finali. Sul PVC c'è una, ovviamente lo sforzo è legato al fatto che sul PVC c'è un'attenzione da parte dei riciclatori alla qualità piuttosto importante, per cui non è una filiera facile per quanto riguarda le attività di selezione, che come vi ho detto in questa fase richiedono molto l'attività di operatori. Però le potenzialità per una sostenibilità della filiera ci sono tutte, anche per soddisfazioni in termini gestionali, organizzativi, ambientali ed economici. Il progetto VREP poi è stato, il modello sperimentale è stato poi esteso ad altre realtà limitrofe a noi da parte di PVC Forum, e adesso abbiamo avviato una collaborazione con queste società in alcuni casi per fare poi da punto di raccolta, perché poi l'obiettivo è anche concentrare i volumi per ottimizzare i meccanismi di selezione. Vi spero di non essere stato troppo logorroico, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie ingegner Bonetto, una presentazione molto, molto dettagliata. Non c'è dubbio che mentre le filiere di altri materiali, tipicamente quelli altri prodotti di imballaggio, siano ormai sviluppate da tempo, questa è sicuramente una novità importante, con un potenziale sviluppo molto ampio. Il tema diciamo della sostenibilità, del green, è anche in questo settore sempre più importante. Cantieri Green è al centro dell'intervento dell'ingegner Lanuzza, direttore operation di Gruppo CAP, che ringrazio per essere con noi stamane. So che era molto impegnato in un momento di grande attività della sua azienda, quindi non gli faccio perdere tempo, gli passo immediatamente la parola. Anche in questo ambito il gruppo CAP sta sviluppando un progetto innovativo che l'ingegner Lanuzza adesso ci racconta. Prego. Sì, vabbè, intanto buongiorno a tutti. Allora, parto proiettando, mi chiedo solo conferma che tutto si veda in maniera opportuna. Sì. Ok. Ma solo chiedo scusa, messa in modalità più ampia forse le slide. Proviamo subito. Va bene? Benissimo. Okay. Allora, sì, CAP, due brevi parole. Gruppo CAP è una società con una storia lunga, da quando è cresciuta nel 1928 in forme differenti, una società che conta circa 900 dipendenti, 850, e che è caratterizzata da un capitale di proprietà pubblica diffuso, perché i nostri soci sono 195 comuni. Gestiamo il servizio idrico integrato, quindi gestire il servizio idrico integrato per Gruppo CAP vuol dire tante cose, ma tra queste anche gestire circa 6.500 chilometri di rete acquedottistica e 6.500 chilometri di rete fognaria, che come per tutte le infrastrutture vanno sostituite, rinnovate con cadenza periodica, e quindi con degli investimenti non trascurabili che impattano sul piano degli investimenti di Gruppo CAP a livello annuale. Investiamo circa 100 milioni di euro all'anno, 56 euro per abitante, se lo vogliamo rapportare ad alcuni degli indicatori che tra l'altro Altesis ci spinge a tenere monitorati costantemente. Lo facciamo all'interno di un piano industriale e di un piano di sostenibilità che si fonda su tre pilastri principali. Il pilastro della sensibilità, legato alla nostra capacità di migliorare i consumi dei nostri clienti e dei nostri cittadini, spingendoli a bere acqua di rubinetto e spingendoli appunto a consumare sempre meno. Il pilastro, salto un attimo, dell'innovazione, e quindi legato alla nostra capacità di digitalizzare gli strumenti al servizio interno ed esterno, oltre che a, come dire, entrare verso quella che è la smart city, dando appunto dei servizi che possano integrarsi con quelli che stanno portando avanti i comuni e le città, i nostri soci. E poi il pilastro della resilienza, che al netto di alcuni, come dire, obiettivi
quali quello di ridurre le perdite idriche, che un po' si lega però a questo progetto di cui parliamo oggi, o aumentare la resilienza delle nostre città a fronte delle cosiddette bombe d'acqua, che anche questo si lega, vede un indicatore forte su cui veniamo valutati tutti noi di gruppo CAP, incluso ovviamente il management nelle proprie premialità cui può aver diritto annualmente, sulla riduzione delle emissioni, quindi sulla chiusura del cerchio. Come ci muoviamo su questo obiettivo? Ci muoviamo da un lato dal punto di vista impiantistico, quindi cercando di creare tutte quelle sinergie tra mondo dell'acqua, mondo dei rifiuti e mondo dell'energia che permettono di ridurre la nostra impronta di carbonio e quindi cercare di massimizzare le attività, in particolare di recupero di materia e di energia. Dall'altro ci dobbiamo muovere anche sulla gestione dei nostri cantieri. E così, con uno slogan un pochino simpatico, abbiamo incominciato a portare avanti in maniera, se volete, oggi, come dire, ancora discreta, nel senso che abbiamo N cantieri che abbiamo definito cantieri green, sui quali cerchiamo di sforzarci a ridurre la produzione dei rifiuti, riutilizzare materiali, ridurre le emissioni, utilizzare materiali riciclabili. Dico in maniera discreta perché sono una serie di cantieri, adesso ne vediamo qualcuno come esempio, sempre di, in questo caso oggi vediamo sostituzione di reti fognarie, in maniera discreta perché poi su ognuno di questi cantieri andiamo a tirare le somme, quindi che cosa siamo stati in grado di fare, con che difficoltà, qual è stato l'impatto sulla CO2, quindi andiamo a cercare di standardizzare questi tipi di, ovviamente, di importanti calcoli e cerchiamo di rendere replicabile appunto la serie di interventi che abbiamo messo in atto per poterli estendere a livello invece sistemico e quindi non solo discreto. Quali sono le differenze? Quindi qua non me ne vogliano tutti, insomma, gli esperti che hanno parlato prima di me, cerco di semplificarlo, questo era un pochino il mio intento. Comunque, quali sono le differenze rispetto al cantiere classico di posa fognatura o al cantiere green? Beh, nel cantiere green cerchiamo di utilizzare tubazioni provenienti da materiale riciclato. Nel cantiere green cerchiamo di posare le nostre condotte su letti di sabbia recuperata dai nostri impianti di depurazione invece che sabbia da cava, e lo stesso lo facciamo per i materiali di riempimento, dove cerchiamo di privilegiare appunto materiali che vengano da recupero. Scusa, tolgo, ok. Allora, questo è il cantiere standard, no? Quindi probabilmente lo conoscete, insomma, molti di voi lo conoscono. Qui abbiamo la tubazione che può essere in diverse, ovviamente, in diversi materiali. Quindi io qua ovviamente non entro nello specifico dei materiali, l'abbiamo visto prima, però diciamo tutti i materiali possibili immaginari. Abbiamo il nostro letto di posa, che poi vedete zoomato un pochino a destra, che è fatto normalmente di sabbia, ghiaietto, calcestruzzo. Abbiamo un riempimento misto, naturale o ghiaia, il tubenan e il tappetino di usura. E poi ovviamente abbiamo, perché noi dobbiamo poter accedere alle nostre condotte per ispezionarle, delle camerette che vedono normalmente la presenza di chiusini in ghisa sferoidale o in altri materiali, ma diciamo questo è quello che noi utilizziamo maggiormente. Il nostro cantiere green come funziona? Cerchiamo di utilizzare tubazioni, in PVC o polietilene con un elevato tasso di presenza di materiale da recupero, circa il 70%. Cerchiamo, come vi avevo detto prima, di usare sabbie che non vengano da ghiaia, poi faremo un focus, ma che vengano da attività di recupero di sabbie, come dire, che vengono tra virgolette prodotte quale rifiuto dalle attività di depurazione o di pulizia delle reti fognarie. Cerchiamo anche nel reinterri di utilizzare materiale che venga da recupero, da operazioni per esempio di demolizioni edili, e anche sui chiusini stiamo cercando di utilizzare materiali compositi. Entrando un pochino più in dettaglio e con l'intento di non fare pubblicità a nessuno, perché non è il nostro interesse, perché proviamo materiali di tutte le marche possibili immaginarie, stiamo utilizzando, ve l'ho già detto,
PVC o PEA da riciclato, e l'abbiamo già fatta come sperimentazione, quindi abbiamo differenti tecnologie ovviamente certificate o accreditate da vari enti che si occupano di queste attività, così come stiamo lavorando, e qua invece è un'attività sicuramente di ricerca in questo momento, a produrre noi stessi insieme a un partner industriale delle tubazioni che vedano quale materiale di riciclo anche del materiale proveniente dal trattamento fanghi di depurazione, in particolare dal trattamento del cosiddetto bicarbonato, ovvero noi dai fanghi in linea dell'impianto di Peschiera Borromeo produciamo carbonato di calcio di defecazione. Questo materiale opportunamente trattato può essere mischiato al appunto PVC per produrre delle tubazioni che utilizziamo per i reflui fognari. Qui sono delle sperimentazioni, evidentemente i primi tubi li abbiamo già prodotti, adesso su questi tubi stiamo effettuando delle verifiche o tutti i test che servono per capire se questo materiale possa essere in futuro industrializzato, quindi se garantisca le condizioni che deve garantire, oltre se ovviamente come sempre sia un materiale economicamente non solo circolare ma anche sostenibile. Per quanto riguarda le sabbie, a Robecco, che è un grande impianto di depurazione di gruppo CAP, che tratta più di 100.000 abitanti equivalenti, ecco perché dico grande, abbiamo autorizzato l'anno scorso, in logica end of waste, una sezione che riceve i rifiuti dalla pulizia delle reti fognarie, sono rifiuti misti, liquidi e solidi, attraverso fondamentalmente un grande idrociclone, permette di separare le sabbie che sono inerti e che pertanto possono essere, anzi sono state autorizzate, il processo è stato abbastanza lungo perché non siamo stati fortunati, siamo caduti nel periodo, quello io lo definisco mortale dell'end of waste, cioè nel periodo di stallo, però queste sabbie hanno superato tutti i test e oggi l'impianto è autorizzato appunto in end of waste, qua ne vedete un esempio, e vengono utilizzate dalle ditte che lavorano per CAP, che sono obbligate per i letti di posa di tutte le tubazioni a utilizzare queste sabbie che ci autoproduciamo. Non vi annoio sull'analisi granulometrica o su altri dettagli che tuttavia sono a disposizione di chi eventualmente poi volesse approfondire. Sulla fase di rinterro degli scavi, qui non li autoproduciamo ma andiamo banalmente, tra virgolette banalmente, a premiare nelle nostre gare d'appalto attraverso un criterio apposito. Noi andiamo in gara normalmente con 80 punti offerta tecnica, a volte 70, e 20 economica, a volte 30. Uno dei criteri, come ci chiede l'ANAC, appunto, è i criteri di gestione ambientale. Nei criteri di gestione ambientale valutiamo appunto tutto quello che può essere utilizzo di materiali che vengono da attività di recupero. Quindi in questo caso, lasciatemi dire, è una premialità nei confronti delle società che per conto di CAP posano condotte sul territorio, ma è tuttavia sicuramente una premialità che porta poi a efficienza dal punto di vista dell'emissione della CO2. Per quanto riguarda i ripristini provvisori, invece, stiamo lavorando con una società, un partner industriale, che produce in particolare conglomerati bituminosi su due linee. Una è l'utilizzo di materiale fresato, quindi di conglomerato, scusi, bituminoso prodotto da materiale fresato. L'altra è, abbiamo incominciato a recuperare su un impianto, che è l'impianto di Truccazzano, quello che viene banalmente chiamata cellulosa. Cioè, voi sapete che nella fognatura, come potete immaginarvi, trovate carta igienica piuttosto che altri materiali a base di cellulosa. Ebbene, attraverso una sezione di grigliatura molto fine a monte del processo depurativo, riusciamo a separare materiale cellulosico. Materiale cellulosico che viene mischiato insieme a conglomerati bituminosi per produrre questi conglomerati che io chiamo banalmente green, perché utilizzano materiale che proviene da recupero. Quindi anche questa, insomma, non è teoria, ci sono delle prove empiriche che possiamo visitare sui nostri impianti.
Vengo al dunque, ho quasi concluso. È evidente che una delle più grandi fonti di emissione di CO2 nella fase di cantierizzazione viene dal movimento dei mezzi. Anche da questo punto di vista, noi nel 2016 siamo partiti con un progetto che poi è stato industrializzato nel 2019 di produzione di biometano da digestione anaerobica di fanghi di depurazione. Questo progetto è stato attivato sull'impianto di depurazione di Bresso e questo biometano che viene messo in rete e recuperato su una rete di distributori locali viene utilizzato sicuramente per le autovetture di CAP, cioè la nostra flotta delle utilitarie è stata tutta convertita a metano e stiamo cercando di, tra virgolette, farlo utilizzare anche ai nostri fornitori per andare a ridurre anche quella componente di CO2 che viene dal movimento dei loro mezzi in fase di cantierizzazione. La prossima commessa, per dirvi e tornare un pochino al concetto che vi esprimevo prima, la prossima commessa discreta è nel comune di Legnano, sono 300 metri di condotta che partono appunto nei prossimi mesi. Questo sarà il, se non erro, il quinto cantiere che abbiamo che andiamo a realizzare con questo approccio e che poi ci porterà un pochino a tirare le somme e a vedere che cosa possiamo fare da grandi in maniera più sistemica. Io avrei concluso e ringrazio tutti per l'attenzione, se c'è bisogno di informazioni sono a vostra disposizione. Grazie mille Ingegner Lanuzza, molto interessante, un approccio green a 360 gradi sui cantieri con un'attenzione particolare al riciclo dei materiali, ma non solo. Direi che voi già siete grandi, anche se vi ponete il problema di cosa fare da grandi, e questo progetto green lo dimostra. Prima di chiudere questa sessione, ricordo per tutti che se ci fossero domande o osservazioni, questo è il momento. Come avevo accennato all'inizio, in basso c'è una sezione domande e risposte nelle quali è possibile scrivere delle domande o eventualmente alzare la mano se c'è qualche intervento che si vuol fare che al quale possiamo rispondere direttamente. Se non ci sono domande, io ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti e tutti i partecipanti, PVC Forum che ha organizzato insieme a noi questo digital workshop, Utilitalia, ringrazio Tania Tellini che ci ha dato un eccellente quadro complessivo in riferimento a un tema centrale come la drinking water. Due progetti, due iniziative estremamente interessanti delle nostre utility italiane col progetto di Ecoricicli, il cantiere green di CAP. Credo che PVC Forum, così come PVC for Pipe, sia a disposizione per dare ulteriori approfondimenti e per fornire nel caso i materiali che sono stati presentati oggi. La registrazione di questo workshop sarà poi disponibile sui siti di PVC Forum e sul nostro canale YouTube. Non so se qualcuno dei relatori ha qualcos'altro che vuole aggiungere. Diversamente io saluto tutti, ringrazio i partecipanti per la pazienza con la quale ci hanno seguito finora e tutti gli speaker. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a tutti, saluto. Allora, grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.